Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Mini Motor Racing Evo. Riprendiamo la nostra carriera. Siamo sempre con il nostro maggiolino in stile Fruit Ninja. Proviamo anche con le gare ragazzi. Possiamo già fare un po' di upgrade. Tipo, vediamo un attimo, sicuramente il nitro. E anche l'accelerazione. Allora, ci facciamo questi qua, che avevamo un po' di soldini. Salviamo anche le modifiche. Siamo sempre qua alla Intermediate Championship e dobbiamo finire appunto la Team Fortress Cup 2 su 3. Però fammi una cosa ragazzi, se riusciamo ci proviamo a fare qualche garetta che non abbiamo vinto precedentemente, vediamo se riesco e poi proviamo, tanto per qualche garetta dove eravamo arrivati secondi. Tra l'altro sono da un secolo che non gioco, ho perso moltissimo l'abitudine nel giocare a questo gioco. Avrete visto sicuramente le varie schieramenti nei precedenti video, perché è veramente tosto come gioco. Più che altro perché è inguidabile la macchina in certe occasioni, però adesso concentro un attimo ragazzi, cercherò di vincere più gare possibili. Questa eravamo arrivati secondi, vorrei provare a vincerle tutte. L'avevo anche fatto il gioco, ho finito tutto vincendo tutte le gare, però c'è sempre uno che va sempre più veloce di noi, maledetto. Questa è secondo me la migliore, però bisogna ancora potenziarla bene. No, però non riesco a prenderlo il primo. Vabbè, adesso se non la vinco siamo già alla, siamo al penultimo giro. Sa proprio che non lo becco. Sarà proprio questo che ci ha fregato. Vabbè, ha preso pure il nitro, vabbè, lascia fare. Allora, torniamo. Esce, esce. Lasciamo perdere, va, queste ce le facciamo più avanti quando abbiamo la macchina prestante. Allora, vediamo un attimo, facciamo questa qua, vediamo se riusciamo. Sì, perché comunque se non vinciamo le gare, almeno il podio dobbiamo fare. Non basta arrivare ai quarti, bisogna almeno fare il podio. Guardali qui, se vinciamo qui questa coppa ci dovrebbe regalare una di queste qua di macchine che stiamo andando a sfidare. Vabbè, qua mi accontento di un podio, va, perché è tanto inutile che perdo tempo, sinceramente non riesco. Vi assicuro che è veramente difficile come gioco. Siamo addirittura quinti. I primi due se ne sono andati. Vanno a bomba in questo gioco. Vabbè. Nitro. Occhio che questi sono un attimo piantati. Lo prendo sì il nitro, però mi schiantano anche. Vabbè, siamo ultimi, riavvia. No, quando è così veramente. Ah, veramente proprio tosto come gioco in tutti i sensi, nel senso che gli avversari sono troppo veloci. Qui bisogna prendere e andarsene a colpi di nitro, perché sennò qua mai vinciamo. Guarda come ci riprendono come niente poi, quello che mi fa rabbia del gioco è che ti vedete, quello che mi fa rabbia è questo. Mi fa rabbia questo, perché ti assalgono in una maniera pazzesca. Non c'è modo, non c'è modo proprio di uscirne. Non c'è modo di uscirne. Cioè io continuo a usare il nitro perché voglio scappare via, però questi qua proprio non li molli mai. Vedete. Inutile, c'è poco da fare, sono solo più veloce e basta, quindi niente, ti speronano in una maniera pazzesca.
Vediamo se riesco ad arrivare almeno al podio. Qualcuno di noi mi aveva detto anche di non riavviare le gare, però ragazzi, come ho detto, non, se non arriviamo terzi non sblocca le successive gare, quindi non posso non riavviarla. Quindi adesso questo, se riesco, arriviamo terzi e buonanotte, poi la rifaremo come ho detto quando abbiamo la macchina più prestante. Per il momento proprio non ci siamo, cioè non riesco proprio a star lì dietro. Vabbè, vediamo un po', va. Tra l'altro, se avete notato, ho tolto le musiche di sottofondo, ragazzi, perché qualche video l'avrete visto, ho dovuto anche togliere appunto proprio l'audio di gioco perché mi aveva rilevato con il copyright eventuali musiche che c'erano in gara, quindi le ho dovute togliere direttamente adesso, quindi. Anzi, un video mi sa che l'avevo anche ricaricato, l'avevo caricato già una volta, però l'ho ritornato a uppare perché mi aveva dato problemi di copyright le musiche. Vabbè, va, terzo, dai. Queste le rifaremo tutte, quelle che non abbiamo vinto quando abbiamo la macchina al massimo. L'importante è che andiamo avanti con le altre gare perché sennò non mi sblocca le successive coppe, quindi adesso andiamo a fare anche questa, va. Va bene, va bene. 3, 2, 1, Vediamo se questa mi sembra che è più semplice di pista. Forse, forse perché ho dei soldi. Comunque devo dire che questa è la migliore. Io l'avevo finito infatti, se non ricordo, con questa qua, con il maggiolino, però potenziata al massimo. Al momento non è per niente veloce rispetto agli altri, quindi. Dai, che questa la voglio vincere di gara, eh. Vabbè, ci andiamo ancora a schiantare. Fammo prima. Guarda tutto il nitro che mi sta dando adesso, cioè quando non mi serve non mi dà niente. Dobbiamo migliorare destra e sinistra perché non è propriamente. Anzi, gira anche troppo in questo gioco le macchine, però. Quel nitro non l'ho preso, vabbè. Guarda qua che se ti blocchi. Vabbè, là, tanto abbiamo un buon vantaggio, stranamente in certe piste sono veramente veloci. E lì siamo all'ultimo giro. Vabbè, lì c'erano soldi, ma non voglio rischiare di perdere tempo. Piano. Ok. Spariamo il nitro. Poi andiamo a vincere. Vabbè, almeno questa l'abbiamo vinta, va. Ok. Andiamo avanti. Perfetto. Dobbiamo fare le altre quattro gare. Ah, una l'avevamo anche già fatta. Abbiamo preso un bronzo. Vabbè, andiamo a fare questa, va. Ma qui c'è anche un altro maggiolino uguale al mio, quindi. Questa è una pista di campagna, come vedete c'è anche il fango addirittura. Ammazza questa pista come. Ah, questa era quella strapiena di curve. Molto difficile. Se riesco a scappare via dal gruppo. Purtroppo il destra e sinistra. Vedete, si schiantano anche loro perché è proprio la cosa brutta di, secondo me, di questo giochino. È la guidabilità delle macchine, effettivamente imbarazzante il destra e sinistra di queste macchine, macchinine più che macchine, però gira, spariamo anche un nitro qua, dai, ancora tre giri dobbiamo fare, quindi ancora lunghe, vabbè, abbiamo un buon vantaggio, dai, forse, perché se ci schiantiamo forse ci riprendono come niente, ma va bene. E la Madonna, ci schiantiamo ogni volta qua. Non ne vogliamo uscire da quella zona. Sta pista in stile campagna. Campagna. Dai soldi, vabbè, li prendo, vabbè, questi fanno comodo. Poi
potenziamenti anche qua, vai, altri 200 dollari, vai, abbiamo fatto 200 solo prendendoli così in gara. Guarda qua, vabbè, 50, ma che cos'è? Vai, ultimo giro. No, questa mi è sembrata abbastanza semplice. Come ho detto, ci sono piste che proprio come quella di prima, che è improponibile riuscire fare qualcosa di buono. Va bene. Ok. Sì, penso che comunque continuiamo a usare questa, ragazzi. Adesso la potenziamo per bene, facciamo un po' di soldini. Ok, c'è, cioè, il Grand Prix dovrebbe essere abbastanza semplice come pista. Quindi ci buttiamo. Forse semplice. Se mi spingono questi. Guarda come fanno la le curve larghe loro, eh? Prima o poi lo finirai anche tu il nitro, no? Vabbè, se no non la vinciamo questa pure da rifare, perché non ho voglia di rifarle mille mila volte, quindi adesso bene se vinciamo. Guarda lì che stanno distruggendo tutto. Vabbè, il nitro c'ha questo. Mi sa che non lo prendiamo più neanche quello. No, ce la faccio a prenderla, proprio va a bomba. Boh, io non so perché, per quale motivo in certe gare proprio vanno così forti gli avversari. Vabbè, dai, secondo posto, dai, come ho detto, non voglio rifarla adesso perché voglio. È inutile perdere tempo perché non ce la fai. Uno non è la macchina veloce, non riesci a stare davanti agli altri. Quindi loro hanno le macchine già tutte potenziate al massimo, quindi per loro è facile vincere. Ci accontentiamo del secondo posto, sono gare che torneremo a fare quando avremo la macchina al massimo dei potenziamenti. Vabbè. Solo superato uno poi, eh. Questa era fattibile anche a rifarla. Forse la vincevamo anche, ma vabbè. Ce la fanno così. Vabbè. Vanno troppo veloci, non riesco. Certe piste sono imprendibili gli avversari proprio. Va bene, andiamo a fare anche questa. Notturna, questa l'avevamo già vinta anche prima. A fare, nel senso, no, è uguale, sempre come prima. Dai, non inizia a te rompermi le palle, eh. Fatto che non riesco a vedere bene la strada in certe occasioni. Guarda qua. No, ho finito l'inizio, vabbè. Guarda come cavolo ti riprendono. Cioè, nella carta. Guarda, guarda il maledetto. Ma Cristo, ma dai, ma cioè, secondo. Ma vabbè. Ammazza se sono veloci questi. No, vabbè, questa la riavvio perché quarto o quinto posto non esiste, il quinto posto. Qui bisogna sparare il nitro a manetta, proprio andarsene. Il fatto è che non aiuta neanche tanto certe volte questa visuale dall'alto in questo gioco, perché non, se non ricordo bene la strada, un po' problematica la situazione. Vedete, noi siamo lenti. Vabbè, qua inoltre si schiama. Siamo lenti senza usare il nitro. Senza il nitro ci riprendono come niente questi. Quindi sono decisamente più veloci. Hanno la macchina molto più potente della mia. Quindi per il momento posso fare niente. Non riesco a stargli dietro, come vedete. Quindi non è per niente facile questo gioco. Ci schiantiamo ogni volta qua. Vabbè, buonanotte. Non va, non va, non va, ragazzi, non va. Ci sta anche riprendendo il quarto. Siamo quasi all'ultimo giro. Vai, si è schiantato. Buono, buono. Vabbè, va. Il podio. Anche qui se riesco.
l'importante è che mi sblocca le altre gare, perché sennò non andiamo avanti mai. Sono tutte da rifare queste. Troppo lenta. Oh, attenzione, ne guadagniamo una di posizione. Si era schiantato. Vabbè, va. Secondo posto. Buono, buono, ok. Vabbè, abbiamo finito anche questa qua, mi sa. Sì, e ci ha sbloccato questa qui che comunque fa cagare, sinceramente, quindi non la userò mai. Sblocca altre gare. Che direi che andiamo anche a farle, ma prima andiamo a fare un po' di upgrade. Vai ragazzi, vediamo un po', va. Tipo top speed assolutamente, perché non ci siamo per niente. Sì, usciamo pure così. E andiamo a fare queste 4 gare. Aia, ci sono macchine già più cazzutte qua, eh. Guarda questa pista, non la ricordo manco molto. Ah, è così. In mezzo alla città, in mezzo alle case. Quanti giri sono? Ben 8. Allora, gli ho aumentato la velocità massima, perché come ho detto, senza il nitro siamo lenti di brutto. Quindi infatti costava ben 2000, un po' cari comunque gli upgrade, eh? A parte che poi non dà molti soldi a gara vinta. Attenzione che sono tutti qua questi. Stiamo andando anche a doppiare quasi. Vabbè, questi hanno tutti il nitro, quindi. Stanno, guarda lì lo scuola bus, guardalo là che cattiveria, guarda, guarda. Guardalo, è il più veloce di tutti, mi prendo i soldi. 100 dollari fanno sempre comodo. Ok, siamo al settimo giro. Ah, ce n'è un altro che ha uguale la mia macchina. Questa me l'aveva sbloccata vincendo la Fruity Ninja Cup, questo maggiolino. C'è anche il maggiolino classico, bianco con le strisce blu, però questo mi sa che più cattivo, c'ho la lettoncino anche. Vabbè, va, che questa è fatta. Speriamo di vincerle tutte, così facciamo un botto di soldi. Andiamo a fare anche questa, va. Vedete, non dà molti soldi nelle gare singole. Qui sta nevicando. Fatto subito di cattiveria. E vabbè, venitemi tutti sopra, famo prima. Ecco, la cosa che proprio odio di questo gioco è l'intelligenza artificiale, sono proprio una cattiveria sovrumana. I soldi sono miei, schifoso, sono miei, guarda come ti supero con il nitro. Poi sempre questo cavolo di carro attrezzi, schifoso primo, ma come cavolo è possibile? Il più lento di tutti è sempre davanti. Vai che abbiamo le gomme chiodate da neve, qua c'è ghiaccio, neve, c'è di tutto, cioè. Ci sarà un freddo cane, che siamo anche in notturna. Siamo al quinto e terzo giro, sono 5 giri. No! Non imbarcarti qua. Vai bella, vai bella, vai bella, vai così. Poi vedete anche il fumo che facciamo, fumo polvere di neve. Oh, mi sta dietro questo fottuto carro attrezzi schifoso. Non mi molla, non mi molla. Ho preso anche un cazzo di cono là. Gira. Qui servono davvero le ruote chiodate. Dai, non venirmi sopra però. Ogni volta mi viene sopra. Sta buono dietro, dai. Ma perché è così veloce? Cioè, io non ho proprio idea perché vanno così veloci qua. Amico, la devi fare bene la curva. Nos, lo usiamo il tratto. Aia, sta buono, sta buono. No, no, no. Vabbè, allora ditelo, allora ditelo. Vabbè, dai, questa pure può andare, dai, in secondo posto. È inutile, ragazzi, perché noi abbiamo la macchina veloce e non c'è modo di vincerle al primo colpo. Vabbè, dai. Andiamo a fare anche l'altra. 8 giri, secondo me. Poi questa è la pista che odio di più di questo gioco. Questa nel tempio. Mamma mia, se non la posso vedere questa pista. Fu tutto casino, eh. Fu tutto
più odiosa nel gioco, questa pista, perché si schianta ogni volta nelle pietre la macchina. Poi è veramente scivoloso il percorso. Dove passo qui? Che sorpasso. Vai, vai, vai. Vai, bella, vai. Dai che siamo clamorosamente, dico clamorosamente, primi, perché non esiste essere primi in questa pista, mai, però. Forse. I soldi, vabbè, non voglio rischiare di fare danni. Soldi non li voglio prendere quando è difficile, va. Dai che stiamo guadagnando qui. Quanti ci siamo? Siamo già a metà gara. Vabbè. Purtroppo è quello il problema di questo gioco. Vabbè. La guidabilità pessima di tutte le macchine. Poi gira troppo, è troppo sensibile lo sterzo. Gira proprio così. Cioè, infatti non serve neanche frenare. I freni come se non esistessero, perché la macchina gira ugualmente da come è sensibile lo sterzo. È brutto quello sicuramente del gioco. Ancora questi soldi ci sono, eh? Dai che siamo quasi all'ultimo giro. Vai così, dai. Dai, forse la vinciamo. Adesso iniziano comunque le gare belle toste, eh? Difficoltà intermedia, poi c'è la difficoltà esperto, che non posso immaginare le incazzature lì, ma dovremmo avere la macchina bella prestante, perché sennò non le vinceremo mai. Cioè, già fatichiamo qua. Andiamo a fare l'ultima a Downtown. C'è anche un altro maggiolino qua. Spara, spara, spara al nitro. No! Dai però, ma perché si va a sbattere così? Oh, è sempre questo primo, ma non esiste. Ma cavolo, è possibile che è così veloce questo con il carrattrezzo? Che cavolo, il camioncino schifoso. E poi l'ho anche sbloccato quello, però come ho detto, le macchine sono tutte da potenziare, inutile che le sblocchi, quindi sono lente all'inizio. Vabbè, se mi vieni sopra sei un maledetto, eh. No, inutile, il camioncino è di una velocità impressionante. Cioè, sempre primo, eh. Qui c'è un altro uguale alla mia. Ha preso pure il nitro, il maledetto. A noi ci manca la velocità massima. Siamo abbastanza lenti da quella cosa là. Quindi dobbiamo un attimo lavorarci là. Vabbè, tanto lei ritorna a fare queste gare, quelle che non ho vinto, perché le voglio fare tutte su medaglia d'oro, perché attenzione che lo infilo qua, bella battaglia tra due maggiolini uguali. Vediamo se riusciamo a stare noi primi. Vabbè, è inutile. È quello che odio io di questo gioco. Ti speronano in una maniera pazzesca. Continua e continua. Vabbè, qua ho fatto la schifezza io, me sono andato a sbattere. Vabbè, va. Anche questa non è andata bene, perché nel complesso non si può vedere un terzo posto. Vabbè. Da pochi soldi, da. Vabbè, ragazzi, allora direi che ci possiamo salutare, sblocca le altre. Quindi come sempre voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate anche la pagina Facebook, Twitter, Google Plus e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Danks0689.